squadra di Galassi è una squadra molto difficile, più che da interpretare, da affrontare. Chiara Sinatra, l'arbitro di questa finale, dicevo, una spada molto difficile da interpretare perché in guardia, pronti a voi. Lavora sulla stoccata di incontro al ritmo molto alto. Guardia, pronti a voi. Vedete, sempre pronto a cercare bersagli, a trovarli. Mamma mia, guarda che bella stoccata questa. Guardia, pronti a voi. Poi senza dare punti di riferimento all'avversario. Vedete, lavorando su tutti i bersagli. Parata risposta molto bella, 3-1 sulla partenza di Paoletti, e con questi atleti bisogna rischiare, bisogna lavorare a misura strettissima, perché partire da lontano è una sorta di suicidio, a meno che non si riesca veramente a fare un controtempo perfetto. Guardate, tira la stoccata e para, e poi riesce sempre a trovare, a mettere la punta per il colpo doppio. Guardia, pronti a voi. Toccato. È rimasto lì con la punta sulla parata risposta, chiede Paoletti il controllo della punta, ma sulla sua parata è andato proprio a infilarsi. È stato toccato sul movimento del braccio. Guardia, dopo la parata. 5-2. Ecco la prima stoccata di Paoletti, prima stoccata netta, guardia, senza colpo doppio. Grande velocità, toccato. Grande tempo è questo. Punto. Guardia, pronti a voi. Ancora sull'avanzata di Paoletti, settimo punto per Galassi. Guardia. Pronti, a voi. Petrizzo sul tentativo di stoccata, subito tornato indietro e riuscito a parare. Grande velocità di braccio. Attacco diretto. 8-3. Passi indietro Paoletti, in guardia. Pronti, a voi. Riparte immediatamente sulla prima, guardia, stoccata tirata a vuoto, cerca il piede. Il decimo punto per Galassi, 10-3. Guardia, pronti a voi. Toccato. Punto. Quarto punto per Paoletti. Guardia, pronti. Guardate il tempo, 1 minuto e 38, quindi ancora stoccata di Galassi. Punto. In meno di 1 minuto e mezzo, siamo sull'11-4. Guardia, pronti a voi. Colpo doppio, 12-5. Punto. Ragazzi, centro pedale. Guardia, pronti a voi. Toccato. Punto. Guardia, pronti a voi. Cerca il colpo al piede, non riesce Galassi. Settimo punto per Paoletti, che comunque, guardia, pronti a voi. Si sta avvicinando. Alto. 8. Toccato. Accelerato un po' i tempi Galassi, sinceramente. Probabilmente, guardia, aveva visto il traguardo. Ha gestito con un pochino meno criterio le stoccate. Alto. Toccato. 12-9.
È una gestione un pochino... Guardia, pronti, a voi. Poco matura ancora, perché vedete, sta ancora attaccando. Quasi a voler chiudere il match. Adesso tredicesima stoccata. Sono errori di gioventù, ovviamente. Ha letteralmente dominato l'assalto. E ora, arrivato alla dodicesima stoccata, ha cominciato a rincorrere l'avversario per voler chiudere per forza. E si prende le stoccate. 13-10. Poi è un assalto che ancora è assolutamente in equilibrio. 14, voleva far quella, ma è giusto inseguire la stoccata, ma questa gestione deve essere un pochino migliorata, ma ovviamente il tempo è dalla sua parte. Intanto sta di fatto che questo è un gran bello spadista, sotto tutti i punti di vista. E va a chiudere, onore ovviamente anche Alberto Paoletti, che ha giocato ha tirato una gran bella finale, ha disputato una gran bella gara. Vittoria per Matteo Galassi, titolo tricolore per l'atleta romagnolo. Quindi la fase agonistica si chiude qua, si chiude con la vittoria Pinna e di Matteo Galassi. Atleti che rivedremo sicuramente domani nella gara riservata ai giovani. Intanto aspettiamo di vederli sul podio e poi di poterci far raccontare le loro gare.